Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Skybreak. Allora, riprendiamo praticamente da dove avevamo lasciato. Siamo ancora nel nuovo mondo ghiacciato. Non ho ancora recuperato i cristalli perché mi sono detto che sicuramente ne troveremo lungo il nostro percorso e potremo prendere uno dei nuovi mostri che abbiamo trovato su questa nuova isola. In compenso ho raccolto qualche scheggia in più, quindi possiamo potenziare un attimino il nostro Scorpion dandogli un po' più di danni, che male non fanno. E anche quell'abilità che gli permette di restituire parte dei danni subiti e uno sputo di vita che male non fa. Il resto delle schegge casomai ce le teniamo insieme a quelle che raccoglieremo per il nuovo drone che addomesticheremo in questa isola ghiacciata. Mi domando quali altri territori ci siano. Letteralmente non abbiamo esplorato quasi nulla, quindi vediamo un po' cosa ci attende in queste lande desolate e ghiacciate. Buon giallo. Il problema è che sti posti sono tipo mega circondati dall'acqua, quindi dovremmo stare molto attenti. Guardando la mappa mi sono accorto che anche qui c'è un pezzo dell'astronave. Io ci metto un indicatore come area. Per adesso non abbiamo trovato quasi nulla, ma nulla ci vieta di dare un'occhiata se riusciamo a trovarlo. Ok ragazzi, partiamo all'avventura. Bravi ragazzi. Devo dire che il pericolo maggiore qui è rappresentato dall'acqua che è dovunque. Vedo anche una centralina eolica, quindi dovremo saltare quando troviamo alcuni dei punti, sperando che le isole non vadano sott'acqua. Dobbiamo stare molto attenti perché la visibilità è ridotta veramente al minimo, e immagino che se cado in acqua ci muoro malo malo. Dovremmo ogni volta trovare i bordicini e saltare così. E ti pareva che questo mondo doveva essere stronzo. Come avete visto, i robot del luogo sono abbastanza aggressivi e relativamente forti. Non ci possiamo lamentare. Cose. Siete quelli dell'altra volta? Non lo so, è un po' di giorni che non gioco. Sì, sono quei rinoceronti dell'altra volta. E uno ne voglio assolutamente, quindi speriamo di trovare presto i cristalli. Tanto raccogliamo un po' di roba. Ecco qua. Perfetto, vediamo di salire lontano per adesso perché sono altamente aggressivi. Ok, però sono letteralmente dovunque. Evitarli sarà pressoché impossibile. Questa cos'è? Un'altra forma di... Ah, questa è la nuova mucillagine. Ok, ok, stiate attenti. Non inimicateveli cortesemente, grazie. Però non stiamo trovando granché. A parte quella centrale eolica, devo dire che non ho trovato molto. Radar, aiutami tu, dimmi che non sono andato in direzione opposta rispetto a tutto. No, in verità stiamo andando in direzione corretta. Oh, chi se lo sarebbe mai aspettato. Oh, 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 un po' si sono incazzati. No, no. Ok, dobbiamo attaccarli. Porca di quella iperporca. È veloci che la tempesta potrebbe aumentare da un momento a quell'altro e non sappiamo dove diavolo si trova il resto. Ok, l'abbiamo recuperato tutto abbastanza in fretta. Danno solamente rottami però. Ok, però inevitabilmente mi hanno portato a trovare un cristallo laggiù. Guarda che botta di culo, neanche detto. Ora ce ne basterà un altro e potremo sbloccare finalmente lo slot per l'ultimo mostro. C'è un camminatore ovviamente. E c'è un camminatore. Camminatore, stai buono. Ma perché attaccate il camminatore, testa di minchia? Ma porca di quella iperporca che dovete per forza attaccarmi il camminatore. Ok, recupera il cristallo, recupera il cristallo. Perfetto, abbiamo un altro cristallo. E uno degli ostrichi ha già perso una delle tacche. Porco cazzo, mi dovevano attaccare il camminatore. Maledetti rompicoglioni. Ah, qualcuno di voi continua a dirmi: ma perché non lo prendi? Non si può domesticare l'oggetto in qualche video passato. Ok, è andato a terra abbastanza in fretta. Per fortuna, no, via dal cacchio. Ragazzi, vi levate che devo recuperare il coso metallico. Ok. Però dove cacchio sto andando a bloccarmi pure io? Oh, e la tempesta sta salendo. Oh, e la tempesta sta salendo. Ok, 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 c'è un'altra zona di passaggio qui e non sto trovando neanche un cavolo di coso. Ah, ah, aiuto, porco cane. Devo trovare una torretta o qui le cose si metteranno molto male, molto in fretta. Eccone una, perfetto, perfetto, perfetto. Non inimicatevi tutti, cortesemente. E oh, abbiamo trovato anche delle risorse per l'astronave, perfetto, perfetto. Ah, eccoli che devono attaccare la zona, perfetto, ok. Usa io l'organizzatore e salva. Porco cazzo, chi... Oh, 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 aia, 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 non attaccate me. Sono buono e simpatico. Bastardo, ti sparo. Ho appena detto che sono buono e simpatico. Oh, fighi. E questo cos'è? Ah, sempre quelli, sono ancora altri. Ormai non li riconosco neanche più chi è chi, in tutta sincerità. Oh, oh, stanno danneggiando parecchi i nostri ostrich. Sono tutti incazzati dopo che abbiamo tirato l'ionizzato. Ma sei stronzo, renna di Babbo Natale di sta minchia. Oh, oh, l'ostrich 2 ci sta rimettendo le penne. Ragazzi, possiamo dare una mano a ostrich 2? Ah, stanno attaccando gli altri loro. Madonna, sta zona è bastarda da far schifo. Ok, 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 ok. Segniamo il carico intanto. Ok, gli vari ostrich stanno recuperando la vita. Però sono parecchio danneggiati. Porco di quel cane. Eh sì, qua il quarto membro è praticamente d'obbligo. È un cristallo quello laggiù? Mi sa di no. Vediamo innanzitutto dove abbiamo il resto delle cose. Le abbiamo 321. Un po' di cose le abbiamo saltate anche in quella direzione. 159 metri in quella direzione c'è qualcosa. In compenso abbiamo salvato, quindi magra consolazione. Ehi, aspetta, ma non venivo da qua io. Beh, che non finisco in acqua. Madonna, che c'ho i caghi pure io. Abbiate pazienza. Ah, che colpo. Ma le tiro un piccolino. No, ragazzi, lasciamo stare. Vi ribitiamo un po' di battaglie che non sarebbe male. Ancora un carico di cose. Sì, ma levatevi dalla minchia. Andate ad attaccare gli stronzi laggiù. Aio, ce li ho dietro, vero?
Ce li ho tanto dietro, ce li ho tanto dietro. Ah, ah, aiuto. Ho bisogno di farmi di troche un secondo, scusate, un secondo. Troche, troche, grazie per le troche. No, no, ai, ai. Forse sono un piccazze merda. Dai, che mi sono appena sistemato tutto io. Oh, oh, questi sono tanti, questi sono tanti. Questa... No, no, oh, 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 merda. Oh, ci sono quelli più potenti. Quelli bianchi hanno i razzi sopra, quel laser, fighi. Oh, 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 ci stiamo per giocare a Ostrich 2. Ok, ok, ok. Merda, 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 le cose si mettono molto male. Si mettono tanto male. Siamo riusciti a vincere, siamo riusciti a vincere. Guarda che strage che abbiamo fatto. Oh, oh, la tempesta sta aumentando. La tempesta sta aumentando. Segniamo sta cazzo di cassa e leviamoci dalle palle molto in fretta. Ok. Dobbiamo tornare allo ionizzatore. Ah, e sono anche di nuovo iperdanneggiato. E giù di altre troche. Minchia, sto tipo mi è tossicodipendente prima della fine del gioco. Ma davvero sto mondo è bastardo. Porco di quel cane, non mi aspettavo una roba del genere. Dobbiamo trovare il modo di far attraccare la base e riportare su gli ostrich e compagnia bella. Laggiù c'è un'altra torretta eolica, quindi poi andremo in quella direzione. Ora vediamo di placare la cosa prima che arrivino le trombe d'aria. Ecco, trombe d'aria neanche detto. Ok, il radar dice che abbiamo un po' di cosine in quella direzione, quindi proviamo ad andare di qua. E quello però sia un cristallo che ancora non ho mai trovato. Se è un cristallo laggiù, in teoria sì. Aspetta che evito i bambi, che sarebbe meglio. Ah no, sono solo le rocce del luogo. Cacchio, spero di aver trovato un altro cristallo io. Gesù, sto luogo è orribile. Porco cane. Pensavo che il deserto fosse bastardo. Ma qui la situazione è molto molto peggio. Pensare che gli ostrich sono potenziati al massimo. Sì, inventario completo. Non mi stracci la minchia. Ok, vedo una torretta eolica di là. E una base, è una base di là. Oh, bene bene bene. Dimmi che può essere quella che facciamo anche attraccare le basi, le stazioni. No no, sono andato a impelagarmi in luoghi brutti brutti. Ok, forse riusciamo a evitare tutti gli stronzoni e a raggiungere direttamente la base. Non sarebbe male. No, è una normale stazione meteo. A quanto pare anche altamente sorvegliata. Ok, a quanto pare vediamo di farli fuori. E tanti saluti. Uno è andato. Guarda che questi stronzi attaccano all'improvviso da dietro. Ok, stavolta non mi è sorpreso, stronze e merda. Ok, li abbiamo fatti fuori tutti. Veloci, veloci. Attiviamo la torretta prima che sia troppo tardi. Ah, ah, ah. Attiva, 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 attiva. Vai, vai, perfetto. Oh, porco di quel cane. Il problema è che con sta cavolo di barriera non riesco neanche a guardarmi attorno. Però possiamo salvare. E poi dove minchia siamo arrivati? Scusate, curiosità. Oh, siamo andati così su. Tanto vorrebbe chiamare la sua nave e intanto recuperare due delle risorse. Sarebbero molto utili. Aspetta che purtroppo non si può richiamare la mappa. Quindi devo manualmente mettere il puntatore prima di partire. Ma dimmi te, i bugs e i limiti del gioco. Ah no, ok, stavolta me li indica anche sulla mappa. Perfetto. Allora, la prima è quella che avevamo lasciato qui. Piana, piana. Vai di rampino. E una ce l'abbiamo. Ora dovrei riuscire a recuperare anche l'altra. E poi ritorno alla nostra vecchia base. Sì, ma stai calmo con quanto audio me lo dici. Wow, adesso c'è un camminatore al posto degli stronzoni di prima. Mi sa che mi è andato bene. Perché non mi attacca il camminatore? Che parte di peggio porchi. Ok, sei pronto per tornare sulla terra. Oh, ah, oh, ho recuperato tutta l'energia necessaria, davvero. Ma fotte sega gioco, io devo esplorarmi ancora parte delle mappe restanti. Na 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 na. Quindi bastava recuperare tutte le casse d'energia ormai. Oh, però ho ancora la barretta d'energia limitata. Potevate anche togliermi il limitatore. Ok, ok, ok. Adesso io vedo di tornare sulla nostra base spaziale. E innanzitutto vediamo di riparare i poveri droni che sono altamente danneggiati. Quindi in teoria se io vado oltre la base spaziale finisco il gioco. Ehi, ma fotte sega. Che poi in tutta onestà non ricordo esattamente quante siano le isole. Dalle immagini del gioco di sicuro c'era un'isola ghiacciata e un'isola desertica, che sono quelle che abbiamo incontrato. Però adesso voglio assolutamente tornare alla base dove eravamo prima e da lì ripartire a esplorare il resto. Aspetta che bisogna scendere in maniera precisa, se no ti si danneggia l'astronave e muori in malo modo. Logiche di gioco, non discuto. Se solo si riuscisse a riparare il radar di questa cavolo di astronave, riusciremo anche a individuare i luoghi senza doverci andare ogni volta a piedi, non sarebbe male. E con l'energia che ho potrei anche fare una leggera esplorata e dare un'occhiata se ci sono cose attorno a noi, in modo tale poi da raggiungerla a piedi, rendendo tutto decisamente più semplice. Altra cosa che mi piacerebbe avere è la possibilità di atterrare dovunque, purtroppo ancora mi manca quel modulo. Le zone limitrofe sono altamente inospitali da quello che sto vedendo. Ci sono isole dovunque ma non riesco a vedere attraverso questa tempesta. Oh! C'è un'altra base qui. Basterà che ci muoviamo in questa direzione e troviamo un'altra zona. Ok, ok, ok. Ottimo, ottimo. È veramente vicina alla nostra base attuale. Non capisco che ogni tanto i checkpoint te li mettono un po' a culo. Ah, c'è subito gente sotto ad attenderci. Quanta gioia nel mio corpo.
Ma davvero ogni tanto lo spawn di questo gioco a calci in culo, a chi l'ha programmato. Ma vabbè, buongiorno. Spero che non mi faccio sorprendere all'improvviso. Ecco, cioè, tatti buono. E l'ho mancato clamorosamente, ma io e la mira, Domando che devo capire bene la differenza fra i bianchi e i neri. Ancora non l'ho capita. Che detta così sembra un commento razzista, no, fritendiamo. E mi farebbe comodo anche qualche microchip. Dovrei averne sbloccati un paio adesso che ho trovato quelle cose di energia, in teoria. Ok, ed eccone qua un altro. Perfetto, dopo devo ricordarmi anche di potenziare il nostro personaggio. 2 danni in più del blaster, non ci sputerei. Ok, ora vediamo di raggiungere quell'altra stazione meteo dall'altra parte. Vediamo se posso giocare al piccolo saltatore. Ah, ok, ok, piano. No, ragazzi, spawnatemi qui. Oh, cazzo. Oh, cazzo, ma io c'ho... Levati dalla minchia! Devo fare i mega salti della vita qua io, porca di quella porca. Sono mica un robot. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non so come ce l'abbiamo fatta. Ti prego, gioco, dimmi che sono andato in direzione corretta. Se no parto in i peggio porchi. Non sono andato in direzione corretta, vero? No, in teoria sì, in teoria sì. Ah sì, quella laggiù, eccola laggiù. Ok, c'è qualche robot incazzato. Incazzati con calma, resta lì, non rompere la minchia. No, no, ma che rompipalle che sei. Oh, dimmi te. Ok, è solamente uno? Ah, ok, era solamente uno, ci è andato anche di lusso. Ragazzi, evitiamo di far incazzare tutti, grazie. Ok, qui abbiamo un'ulteriore stazione. Ma non ho trovato cristalli attorno a noi. Uffa. Oh, c'è un camminatore in giro. C'è un cavolo di camminatore in giro. E loro lo stanno attaccando. Piccoglioni. Ah no, sono robot normali, stronzi. Ok, che fortuna, quanta gioia nel mio piccolo corpo. No, no, guarda, madonna, sono dovunque da ste parti. Porco di quel cane, sono letteralmente dovunque. Ok, ok, siamo riusciti a difenderci egregiamente. Allora, vediamo cos'altro abbiamo attorno. Radar, aiutami tu. 444 metri in quella direzione, 323 metri. Tutto di là, ok, bisogna andare di là. Il nostro Scorpion ha già perso un attacco e Ostrich 2 non è messo... Meglio, guarda, gli stronzi subito qua. Ok, fotte sega, li attacchiamo e via. Non stiamo a romperci le palle più di tanto. Se si potesse potenziare i nostri droni con la cosa d'attacco che ho io, che li manda in corto, sarebbe molto più pratico. Ok, dobbiamo giocare di nuovo al piccolo saltatore. Piano, riprendi e salta all'ultimo. Madonna, mi sto cacando la vita a far sti cazzo di salti. Stiamo andando in direzione corretta? Direi di sì. Ok, 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 ok. Oppala! Non c'era una strada più semplice. Porco cane, mi sto cacando la vita. 199 metri in questa direzione. Ok, ok, piano. Che è bello che devi anche capire che cazzo di giri. Ah, ah, ridevi fare. Ok, non pensavo di farcela. Onestamente pensavo di essere appena morto. Madonna, quanto cavolo è lungo ancora sto posto. Oh, io vado di qua. Non mi fi... No, ok. No, aspetta, aspetta, c'ho il cago. Non ci arriverò mai dall'altra parte. Aiuto. No, spostati Ostrich, che se mi fai cadere in acqua è peggio porchi. Ok, rincorsina, ce la posso fare. No, vi giuro, in questo momento c'ho il buco del culo stretto. Non ci passa neanche un atomo. 100 euro che poi si scopre che c'era il sentierino. Ok, e da qui dove vado? Ma dai. Sì, ma non c'è via d'uscita. Elevatevi dalla minchia. Non c'è via d'uscita da qui. Cazzo. No, se becco chi ha sviluppato sta... Ehi, facciamogli fare i saltini a cazzo. Sicuramente una grande idea. Il divertimento assicurato. E la tempesta sta salendo. Yay! Ok, ok, ci deve essere un passaggio che mi sta sfuggendo. Ok, dimmi che è di qua. Dimmi che è di qua! Direi di no! Sono ancora vivo. Ah, mi sta danneggiando! Mi sta danneggiando! Oh! Quindi posso un attimino andare in acqua. Credevo di non poterci proprio andare. Buono sapersi, buono sapersi. E per la mia grandissima gioia il gioco mi ha detto: ehi, sono crashato, perché no? Vaffanculo. Ok, ho provato a fare i mille giri della vita. E c'è lo stronzo di turno che deve rompere le palle. E sono caduto tante di quelle volte che alla fine ho detto: lasciamo stare che è meglio, Non mi attaccate proprio tutti, possiamo anche evitare di attaccare qualcuno. Non è che mi offendo. Abbiamo tratto un'altra turbina eolica, che vuol dire un altro microchip per il sottoscritto, in teoria. Ah, il problema è che non so più dove cavolo sono finito, perché sto girando da parecchio. Ok, vediamo un po' cosa mi dice la mappina. Mappina, mimi cose. 64 metri in quella direzione. Cosa? Uno stronzo dietro! L'ennesimo stronzo dietro! Ma da sto posto! Cos'è 64 metri in questa direzione? 53 metri. Un altro ritto con del carburante, ma a sto punto non ci serve più a niente. Al massimo potrebbe servirci per... t'ho mancato 2 volte. Dicevo, al massimo può servirci per un microchip. Non mi ricordo se dà anche microchip sta roba. E un'altra turbina eolica lì dietro. E la madonna, dovunque. Ragazzi, ci diamo una mossa prima che arriva la tempesta. Non so, sapete com'è.
Ok, ennesima turbina eolica che non dovremmo aver ancora attivato. Perfetto. Ah, oh, mi aspettavo fosse guardata da qualcuno. Ci è andata anche di culo che non ci stanno attaccando. E voilà, ennesimo microchip. Perfetto. E visto che non c'ho un cavolo di nulla attorno, dovremmo usare il coso qui, facendo incazzare immancabilmente tutti gli stronzi. Guarda, le renne di Babbo Natale che manda a stracciare la minchia adesso. E la madonna, quante renne, signor Babbo Natale. Porca... Ma levati, Ostrich. Levati dalla minchia. Attacca gli stronzi. Madonna, l'attacco delle renne assassine. Aiuto. Aiuto. No, non attaccate tutti me per forza, attaccate anche gli altri. Attaccate quei cazzo di cosi. Si sono ricoglioniti gli Ostrich di nuovo che mi inseguono, cazzo. Ma porca, non riesco a mirare perché continua a arrivarmi da va. Levati, stronzo. Guarda, guarda, guarda che si devono buggare a merda. Guarda che si devono buggare a merda gli stronzi. Sbaggati, testa di cacchio. Oh, grazie, finalmente, con calma, A calci in culo la prossima volta. Guarda te, Ostrich 2, si è giocato ben 3 tacche. Non voglio incazzarmi, non voglio incazzarmi. È una bellissima giornata. Ok, 182 metri in quella direzione. Ma dimmi te, non so più neanche dove sto andando io. Non so più neanche dove sto andando. E Papino vorrebbe anche quel famoso cristallo, se non chiedo troppo. Guarda, ionizzatori come non ci fosse un domani. Viva lo spawn casuale. E ovviamente in quella direzione. No, mi fate fare il parkour in acqua, siate magnanimi. Ok, ci sono le rocce, non dovremmo avere eccessivi problemi. Ci sono le rocce, un cazzo. Ci sono le rocce, un cazzo, perché di quella porca. Ma perché mi dovete far fare i giri a culo e i salti peggio? No, non dimmi che sono qua. Non dimmi che sono dall'altra parte rispetto a dove... Dove minchia sono finito. No, 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 ok, una zona completamente differente. Madonna del parkour in calci in culo. Cioè, notare la gente che ci stava inseguendo, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, Oh, una base di attracco per la stazione. Bella, perfetto, perfetto, perfetto. Questa ci è tantissimamente utile. Ok, ok, che fatica di esistere. Ok, attiviamola subito e spostiamo qua la stazione. E... Boing, attivazione di piattaforme in 3, 2, 1. E... dammi un po' di sereno. Madonna che difficile. Attracca la stazione qui e chiama anche l'astronave. Salva e fammi anche un caffè, tanto che ci siamo. Ok, non dovremmo far altro che aspettare che adesso la stazione si riposizioni sopra di noi. E posso di nuovo riparare gli Ostrich perché c'è Ostrich 2 che è messo malissimo. Allora, vediamo un attimino cosa possiamo level upare. Abbiamo 10 chip. Porco cacchio. Allora, con 6 sicuramente migliori i danni del blaster, così facciamo un po' più di danni. Voglio diminuire il tempo di ricarica del blaster per portarlo al massimo. E facciamo correre sto povero Cristo un attimino di più, che ogni volta c'ha il fiatone ogni 2 metri. E fai un po' di ginnastica, ragazzo mio. Allora, adesso prendo l'astronave, do un'occhiata vicino a noi se troviamo quel benedetto cristallo. Anche perché qua tutto può sembrare un cristallo. E poi ci prendiamo uno di quelle specie di rinoceronti, perché Papino ne vuole uno da inizio livello, anzi dalla fine dello scorso episodio. Un'altra stazione qua dietro. Ok. Ma perché cacchio ne mettete uno ogni 5 metri, ma porco cane. Ah, questo è il cristallo. Ok, ok, ora ragioniamo. Ci andiamo a piedi. Ma ovviamente c'è la parte in cui devi saltare sulle cose di ghiaccio. Ma perché no che sono così divertenti? Ok, la cosa più importante è attivare questa stazione metro, recuperare il chip da là, recuperare il cristallo e poi prendere uno di questi stronzetti. Sono proprio curioso. Eccolo là. Eccolo là, ti ho inseguito da inizio livello. Porca di quella iperporca. Oh 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 oh. Ah, ci sono anche gli Ostrich dietro, non li sentivo, mi era preso i peggio colpi. Ok, ok, perfetto. Io intanto comincio l'estrazione del cristallo, vai. E... ah, cristallo per Papino, dovremmo averne 3 adesso, vero? 3 cristalli, tutti quelli che ci servivano. Dopo una lunghissima attesa, con 3 cristalli, ripariamo anche l'ultima delle piattaforme. Oh, 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 oh. Lo prendo, lo riparo e lo testiamo nel prossimo episodio. Ok, il problema è che abbiamo superato abbondantemente la quantità di tempo che ho per questo episodio. Quindi adesso io torno di sotto e nel prossimo riprendiamo esattamente dove abbiamo lasciato. Catturiamo un altro dei rinoceronti e vediamo come si comporta con il resto della squadra. Poi vediamo se c'è qualcos'altro che ci manca da fare, ma penso che con il prossimo episodio, se non c'è un'altra isola, potremmo aver completato quasi tutto il gioco. Quindi, anche per questo episodio di Skybreak è tutto. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!